Io chiamerei a questo punto, prima di prenderci un caffè, chiederei agli studenti che si sono occupati in particolare di un progetto che a noi è sembrato molto, molto ben costruito e molto rigorosamente costruito, oltre che innovativo, sì, grazie, che si intitola Parto dal Parco. Io non so come volete organizzare la vostra presentazione, vi chiederei molta parsimonia nell'uso del tempo, perché dobbiamo tentare di starci tutti. Venite pure, vi lascio. Posso attaccare la chiavetta qui? Sì, siamo ospiti. Prego. Ci vai a sedere. Se intanto, allora, vi presentate? Sì. Io sono Maddalena Rossi, sono... Sì. Ora. Io sono Maddalena Rossi, sono un urbanista. Un'esperta di governo del territorio. Dopo il professor Magnaghi, infatti, insomma, un attimino. E lui è Nicola Zagni, è la, scienziato politico. E comunque abbiamo lavorato insieme a altre due colleghe, un'altra urbanista e un'altra scienziata politica, e questo secondo noi è stato il nostro punto di forza, cioè lo scambio tra più discipline. Albanese e Zaccara, che è lì. E appunto questo secondo noi è stato il nostro punto di forza, lo scambio di competenze tra due diverse aree in qualche modo culturali, completamente diverse, che c'ha, è stato sicuramente un grosso valore aggiunto a quello che poi è stato il nostro lavoro e che sarà il nostro lavoro di tesi, della tesi del master, anche se in questo momento, come vedremo, siamo in un attimo di stand-by. Comunque lascio la parola a lui e poi la riprendo alla fine. Buongiorno a tutti. Allora, noi, ecco, io come avete già capito faccio parte di un gruppo di 4 persone che ha lavorato su questo progetto, e ora vi spiego di che cosa si tratta molto brevemente, però prima vorrei iniziare dicendo qual è la lezione che noi abbiamo appreso da questo lavoro, che secondo me è il punto fondamentale, è da qui che comincio, cioè il fatto di, già il titolo dovrebbe farlo capire, che noi siamo partiti da un punto, ma poi abbiamo orientato il nostro lavoro strada facendo. Ed è poi la lezione che secondo me ogni esperto di partecipazione deve fare, insomma, deve avere. Perché una cosa importante di chi vuole fare partecipazione è appunto sapersi far sorprendere dagli eventi che intervengono nel percorso partecipativo. È giusto farsi un percorso iniziale, ma poi bisogna essere in grado di avere la mente adeguatamente aperta e da farsi sorprendere, da riorientare il percorso pensato. E quindi questa è stata una lezione che per noi è stata importante, e quindi questo esercizio ci ha dato. Quindi noi siamo partiti da una questione, il parco. Qui a Pisa, nel comune di Pisa, c'è un terreno incolto che all'interno di un quartiere diciamo di Cisanello, che è fortemente edificato. Città di Pisa, c'è questo quartiere fortemente edificato, fortemente residenziale, e è stato lasciato nel corso del tempo questo spazio verde, no? È giunto il problema di dire cosa ce ne facciamo di questo spazio. Ecco, e noi, passo un attimo avanti, cosa ci facciamo di questo spazio, che è comunque uno spazio particolarmente ampio? Allora, ci sono stati vari progetti nel corso del tempo, i progetti, diciamo, come sempre succede, non piacciono alla cittadinanza e in principal modo a delle associazioni ambientaliste che già lavoravano sul territorio, che hanno proposto un progetto successivo. E quindi è iniziato così il percorso classico di ogni percorso partecipativo. Si pensa una cosa, o comunque di molti, si pensa una cosa ma poi non va bene, quindi bisogna rivedere le cose. Allora noi ci siamo inseriti in questo percorso, abbiamo detto bene, ci sono gli estremi per un processo partecipativo, no? Ci sono le parti, bisogna capire un po' come dedicare questo parco. E allora
Abbiamo fatto iniziamo il percorso, quindi abbiamo fatto un'indagine conoscitiva, abbiamo capito qual era il problema, sia dal punto di vista legale, le varie leggi, quali sono state le varie trasformazioni nel corso del tempo, insomma tutto il contesto, e infatti avere due persone architetti insomma ci ha aiutato molto in questo per capire l'iter comunque anche burocratico che ha avuto questo parco. E poi abbiamo fatto questa fase di outreach, no? Andare a capire il territorio, andare a capire direttamente le persone che vivono il quartiere, che vivono le associazioni ambientaliste, cioè capire un po' la questione. E dalle interviste, dal contatto diretto con le persone abbiamo capito che c'erano gli estremi per passare ad un ragionamento più ampio, cioè passare dal parco, che era il nostro progetto originale, facciamo un percorso partito sul parco, ad arrivare a un qualcosa di che riguarda il quartiere. Quindi, perché interrogandoci, parlando con le persone, capivamo che il problema non era solo il parco, il problema era una questione di vivibilità che riguardava il quartiere, che andava oltre questo parco. E quindi, per varie motivazioni, abbiamo scelto di passare dal parco appunto a fare un'analisi sul quartiere. E quindi abbiamo deciso di ripercorrere alcune fasi e quindi a fare dell'indagine, ad esempio, quindi progettare di ripercorrere queste fasi avendo un'ottica più ampia, cioè non solo guardare la questione del parco, ma guardare tutto il quartiere. E quindi abbiamo anche rivisto la fase di outreach, ad esempio, cercando di capire questa componente importante, gli stranieri che vivono molto in questo territorio, come diceva il professore, che spesso vivono ma sono in silenzio, non si sa bene come la pensano, come la vedono. E quindi introdurre in questa fase di outreach, quindi di ascolto del territorio, anche il parere di questi libri stranieri, ma non solo gli stranieri, ma anche insomma, delle parti più deboli, delle famiglie che tante volte non si fanno sentire, vivono, cioè, vanno al lavoro al mattino, tornano alla sera, insomma, che mai dicono la loro. Ecco. Quindi, questo è, diciamo, il percorso che ha seguito molto brevemente quelle settimane, i mesi del nostro master, che noi quattro abbiamo analizzato strada facendo. Ora passo la parola a Maddalena, spero di essere abbastanza sintetico, che ci dice esattamente quali sono i nostri sviluppi, diciamo. Okay. Noi ora stiamo lavorando su due direzioni di ricerca diverse e parallele. Allora, da un lato, infatti, abbiamo abbracciato volutamente un processo bottom up, anche per collocarci nella realtà di questa città, che è una città estremamente viva in termini di cittadini organizzati e di occasione di confronto e di dialogo dal basso, cosa che a nostro avviso però non viene in qualche modo recepita in maniera strategica dall'amministrazione comunale. Quindi noi ci siamo volutamente inseriti in questi processi dal basso per creare un'interfaccia o comunque un link con l'amministrazione comunale, e non ci siamo in questo momento riusciti. Quindi sta procedendo su due livelli. Il primo livello è quello con le associazioni ambientaliste con le quali ci siamo interfacciati, e diciamo stiamo facendo un approfondimento scientifico sullo spostare la partecipazione da un processo semplicemente dialogico a una fase di costruzione materiale del parco, e quindi lavoriamo insieme per la costruzione del parco, cioè mettiamoci come architetti, appunto abbiamo trovato dei riferimenti in alcuni studi, in alcuni atelier di Parigi tipo Colocò, che lavorano nell'ambiente di paesaggisti come Gilles Clément, e abbiamo avuto dei contatti, e tramite loro cerchiamo insieme alle associazioni ambientaliste di costruirci da soli il parco, che è diverso, è un'altra parte della partecipazione. Secondo noi vogliamo fare un affondo scientifico. Sull'altro lato cerchiamo di proporre alla pubblica amministrazione percorsi partecipativi che potrebbero eventualmente condurre a dei piani integrati per le zone sensibili della città di Pisa, quindi il quartiere di Cisanello, ma anche il quartiere della stazione e Vettovaglie. Ad oggi il processo è bloccato, noi cercheremo altri link con la pubblica amministrazione, siamo ottimisti ma non troppo, per cui tenteremo eventualmente anche di, se non riusciremo a rompere il muro nella pubblica amministrazione, di fare questo percorso alle forze dell'ordine, quindi proporre per la prima volta una strategia partecipativa, dialogica al questore e alla questura, per capire se, diciamo, sperimentare. Sì. A pace sfortuna iuvat, ma comunque nel temerario militante. Nel temerario militante. Okay. Grazie molte, grazie, buon lavoro.
informati sugli sviluppi.